Allora, ciao a tutti e a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video risponderò alle vostre domande che mi avete fatto sotto al video dei 1000 iscritti. E sono poche le domande, ma meglio di niente. E cominciamo subito. Allora, Holly Junk Food mi scrive: innanzitutto auguri per i 1000 iscritti. Pensi di farne di YouTube il tuo lavoro? Cosa vorresti fare in futuro? Un bacino e continua così, sei un tesoro. Ciao, grazie. Un bacione enorme anche a te. Allora, penso di farne di YouTube. Per adesso YouTube è il mio hobby perché è l'unico modo per staccare da tutto il mondo. Praticamente mi metto qui davanti alla telecamera e io levo tutti i miei pensieri, quelli negativi, sia negativi che positivi. Cosa vorresti fare in futuro? In realtà, il mio sogno era di diventare una professoressa, però adesso sto cominciando a cambiare idea, nel senso che sto cercando di pensare più concretamente a cosa voglio e cosa posso fare io da grande. Per adesso so solo che vorrei trovare un lavoro e non lo so, cioè spero tra 10-15 anni di avere una famiglia, ma cioè è così. Allora, Alessia Vecchia, Schellaria, se avessi la possibilità di vivere un'intera giornata nel corpo di un'altra parte, di un'altra persona, questa chi sarebbe? Perché un bacio enorme e congratulazioni per gli iscritti, un bacio enorme anche a te. Io vorrei essere non una persona in particolare, ma quelle persone che aspetta, nel corpo di un'altra persona, perché vorrei vivere nel corpo degli attori. Non lo so perché, vorrei vivere, cioè vorrei sapere come è la loro vita privata, cioè come loro vivono oltre la telecamera. Ecco, quello sì. Perché? Perché questo. Poi, Aurora P, sei bravissima, 1000 iscritti, sono anche pochi per te. La mia domanda è: come ti vedi tra 10 anni? Lavoro, amore, paese, eccetera. Sono curiosissima, ti mando un bacione grandissimo, anche io tesoro. Un bacione enorme anche a te. Allora, tra 10 anni mi vedrei sicuramente con un lavoro. Spero di aver trovato l'anima gemella. Se di questi tempi è molto difficile. Paese sempre lo stesso, però vorrei andare in vacanza in America perché è il mio continente preferito, sinceramente. E niente, mi vedrei con una famiglia. Io vorrei fare due figli, poi se ci sono altri, un maschio e una femmina. Poi se volete il nome dei miei figli, lasciate un mi piace, oppure lasciate un commento scrivendomi vogliamo il nome dei tuoi figli. Francesco Persano, sei mai stata fidanzata? Hai mai pensato di chiudere il canale? Quando ti insultavano come reagivi? Mi saluti, mi chiamo Valentina, ti adoro. Ciao Valentina, ti adoro anche io. Sì, ciao, ti adoro anche io. Grazie. Sei mai stata fidanzata? Sì, una sola volta e purtroppo è finita anche male. Perché, cioè, ci sono stata male tantissimo. Hai mai pensato di chiudere il canale? Sì, perché come sapete avevo fatto un video outfit dove dicevo anche perché chiudevo il canale. E quando mi insultavano come reagivi? Prima, mo sono molto diversa adesso. Prima mi chiudevo a me stessa e cioè non mi sfogavo, adesso vado avanti agli insulti perché loro non sanno la mia storia, non sanno come sono stata io, come è cambiata la mia vita e quindi cioè non ci faccio più caso sinceramente agli insulti. Poi Lulu Malik, ciao Ila, hai mai pensato di cambiare colore di capelli tipo azzurri e colori così? Hai mai pensato di fare piercing e se sì quali? Complimenti, mi saluti nel prossimo video, ciao Lulu. Allora, hai mai pensato di cambiare i colori dei capelli? Sì, avevo pensato. Nera, farmi proprio tutta nera. Poi grigia e punte ro rosa. Poi una volta mi era venuto in mente di farmi tutto arcobaleno, ma lasciamo perdere. Poi, hai mai pensato di fare i piercing? No, non mi piacciono i piercing, ma neanche i tatuaggi, perché non lo so, non mi ci vedo proprio io come con un tatuaggio o con un piercing e non mi piace proprio, cioè non vedo il senso di farsi un piercing o un tatuaggio, anche se significativo, di restare per sempre sulla pelle e quindi non ne vedo il motivo di farmi un tatuaggio.
Poi Rita Boccia, mi ha fatto la stessa domanda di Francesca Bersano, se è mai stata fidanzata, sì. E niente ragazzi, questo video è finito, spero che questo video vi sia piaciuto, io sono stata contentissima di aver ricevuto queste domande da voi. E niente, al prossimo video io vi lascio nella linea di informazioni i video precedenti, che poi non so mai come do sta, qua o qua o della... vabbè, la linea di informazioni. E niente, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!